Il primo giro sulla ruota panoramica di 40 metri in Piazza Cavour, l'ascensione dell'albero in Piazza Roma e i volteggi sulla pista di pattinaggio, tutto a partire dalle 18 di sabato 25 novembre, giorno in cui si accenderà il Natale ad Ancona. La conduzione e il countdown saranno affidati, come l'anno scorso, a Maurizio Socci di ATV Marche. Ci sarà il villaggio del Natale lungo l'asse da mare a mare, parte da Piazza Cavour e arriva fino al porto, e qui ci saranno le attrazioni principali, oltre alle luminarie tradizionali, il grande albero che viene da Alleghe di 12 metri, e ci sarà la pista di pattinaggio curata dal nostro main sponsor che è Prometeo Extra, ci sarà la ruota panoramica, si potrà vedere ancora dall'alto come l'anno scorso l'avevamo vista dal drone del video, i mercatini in Piazza Cavour, Piazza del Papa, c'è un grande albero anche lì, anche Piazza Ugo Bassi, il Corso Amendola, tutti avranno una loro identità, anche i quartieri periferici e una loro luce. E per vivere lo shopping natalizio senza stress? Nei giorni di festa in particolare le navette gratuite ogni 10 minuti che porteranno al centro da Piazza Ugo Bassi e anche i parcheggi gratuiti sia il Traiano, il Cialdini, gli Archi e poi anche gratuito l'Umberto I. Ricordatevi anche di parcheggiare dietro Piazza Ugo Bassi se volete, tanto le navette passano ogni 10 minuti. Torna il trenino che era tanto piaciuto ai bambini che dagli Archi collega il centro. E abbiamo anche un secondo trenino che collega fino a Corso Amendola. La voce di Alice Aste, giovane cantante anconetana, reduce dalle pre-finali di Sanremo, sarà protagonista nella giornata inaugurale del Natale e più in generale la musica sotto l'albero sarà l'appuntamento del venerdì a partire dal 1 dicembre. Si comincia con Romina Capitani, che è una cantante di Siena, l'8, una big band, 18 elementi sul palco che faranno un repertorio legato appunto al Natale orchestrale, il 15 una chicca perché verrà un gruppo composto dal contrabbassista danese Jesper Bodilsen, che è anche il bassista di Stefano Bollani, e poi si proseguirà appunto con l'unico cantante, il Louis Armstrong natalizio. Infatti lui si chiama Samory di cognome, ma si è soprannominato Sechmory. L'ultimo venerdì è dopo il Natale, il 29, e sperando o 2018, ed è un gruppo latino. Attendiamo il nuovo anno con questo ultimo concerto della